Segretario, la vertenza dei forestali è ancora aperta, voi dite noi non molleremo e agli operai non basta nemmeno l'impegno della prefettura per convocare un tavolo con Nunes. Noi stiamo denunciando questa situazione, la stiamo denunciando a voce alta, cercando di farci ascoltare, ormai i lavoratori sono allo stremo. Chi non percepisce lo stipendio, che ha tolto i figli dalla scuola, che non riesce a portare il piatto a tavola, non ascolta più nessuno. Noi abbiamo cercato di segnalare alla prefettura questo grande disagio che c'è. Oggi non si crede più a nessuno, ci vogliono innanzitutto le risorse per pagare gli arretrati. Questo è il ragionamento. Tutti i lavoratori stanno allo stremo, quando uno non prende lo stipendio da 20 mesi sta in queste condizioni. Noi abbiamo denunciato per l'ennesima volta questa cosa al prefetto, vogliamo non poter dire l'avevamo detto, questo è il ragionamento. Siamo a un punto limite adesso, questo è il punto che non si può oltrepassare. Le istituzioni devono darci delle risposte, devono dare delle risposte a questa gente, a questo territorio. La parola su cui lei ha insistito di più è vergogna, perché non si può più tollerare uno stato delle cose in cui i lavoratori svolgono le loro mansioni ma poi aspettano mesi e mesi che diventano anni per avere il dovuto. Io l'ho usata non per un comizio, l'ho usata perché la sento. Quando le istituzioni tutte falliscono, abbandonano, non parlano più per i disagi e non le affrontano più questi problemi facendo a scarica a barile, l'unica parola utile e da usare è vergogna, ci dobbiamo vergognare tutti perché questi lavoratori non percepiscono le retribuzioni. Io mi sveglio la mattina e delle volte dico ma che cosa non ho fatto? Che cosa posso fare per dargli una mano? Io non penso che tanti si pongano questa domanda. Allora, la cosa è andata bene perché il viceprefetto ha ascoltato le organizzazioni sindacali, i lavoratori, i sindaci presenti e ha convenuto con noi la necessità di convocare un tavolo immediatamente in prefettura con la presenza dei sindaci, del sindacato, dei consiglieri regionali irpini e soprattutto con l'assessore Nunes, che è fondamentale e che ci può dare risposte concrete rispetto a quello che sta succedendo. Diciamo un primo passo in avanti importante, subito oggi stesso il prefetto si metteva in contatto con i prefetti delle altre province della Campania per arrivare poi a un tavolo di tutti i prefetti, così come era stato stabilito in Regione Campania qualche tempo fa, un tavolo con tutti i prefetti per poi essere conseguenti. Ma il primo risultato importante è che comunque la riunione in prefettura con la presenza di Nunes e dei consiglieri regionali potrà dare, speriamo, qualche risposta certa.